Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Crying Sands, un gioco che qualcuno di voi mi aveva buttato lì, mi aveva detto: ah, questo l'hai visto? Sì, ho risposto, ho detto sì, e lo voglio portare. E infatti ve lo porterò giusto adesso. Iniziamo una nuova partita, un gioco che ricorda moltissimo Faster Than Light, unito a magari qualcosa anche a livello di Star Trek, di Dune. E è in inglese, completamente in inglese, proveremo a tradurlo sperando di non dire stupidaggini. La storia sarà ancora un pochino da capire, perché in pratica noi veniamo svegliati da questo robot e siamo dei cloni, cioè praticamente siamo un ammiraglio. Questo è Caliban, il download della tua mente è completo, ammiraglio, sei pronto a provare ancora? In praticamente vi spiego che cosa succede. Noi siamo morti e questo è un nostro clone, e questo fa di noi, essendo i cloni il meglio del meglio, meglio degli esseri umani, il migliore ammiraglio in circolazione. Veniamo risvegliati da questo robot, veniamo messi su una nave e veniamo mandati a indagare sul perché si sta perdendo il contatto con l'impero. In questo caso possiamo andare a configurare il nostro inizio di partita, un po' come si faceva su Faster Than Light, cioè praticamente abbiamo la possibilità di scegliere una nave. Ovviamente completando i vari capitoli potremo accedere a navi aggiuntive. Al momento noi abbiamo solo la nave base, abbiamo un quantitativo di carburante per muoverci, un quantitativo di scrap che sarebbe la moneta, la valuta, e i commandos che possiamo utilizzare per mandarli in viaggio, insomma. Qua abbiamo diversi settori della nave. Abbiamo praticamente gli squadroni e le armi. Sono due postazioni che questa nave possiede. E possiamo usare, cioè mandare fuori dalla nostra nave madre due squadroni. Abbiamo la piattaforma, diciamo, per ripararli, e abbiamo uno slot armi. Praticamente la nostra ammiraglia può sparare da una postazione e può mandare fuori due squadroni. Qua invece tutte le varie resistenze del nostro scafo, e qua i sottosistemi che possediamo, quindi la possibilità di raccogliere carburante, lo scanner di navigazione e l'efficacia del segnale di soccorso. In pratica più lo aumentiamo, più dovremo avere possibilità di fuggire. Qua abbiamo, vabbè, sistemi ausiliari, lo squadrone, diciamo, che ripara la nave, e lo squadrone in sé comprende, avevo detto che possiamo evocarne due, ne abbiamo quattro in realtà, ed è una sorta di forbice carta sasso, perché i fighter sono efficaci contro i droni sono efficaci contro le fregate lo sono contro i fighters, e i droni lo sono contro le fregate. Insomma, uno batte l'altro. Queste sono le armi e il piercer laser, che colpisce in questo modo. Possiamo scegliere due ufficiali. Vedete che ci sono varie abilità: abbiamo l'abilità di pilota, combattimento, demolizione, la persuasione, il senso sharp, non so che cosa sia, un sesto senso, non so, un senso della forma. Qua abbiamo la discrezione, abbiamo l'erudizione, l'hacking e l'ingegneria. In questo caso io prendo questo, che è un pilota, che mi potrebbe essere comodo. E magari proviamo un qualcosa di tipo un po' più di discrezione, di dialogo, insomma. Prendiamo Tau Gonzales e questo Yun Wu Tsui. Possiamo sceglierne due. E qua possiamo scegliere il livello di difficoltà, facciamo start. Ci sono fondamentalmente due cose che si possono fare nel corso, a parte le scene in cui possiamo rispondere e parlare. Ci sono fondamentalmente due cose: possiamo attaccare le navi, e possiamo fare le spedizioni sul pianeta. Sono veramente fighe tutte e due. E qui abbiamo tutta la mappa. Ogni volta che saltiamo in un sistema, spendiamo un punto di carburante. Ogni sistema contiene differenti punti di interesse, i POI. I segnali sul terreno indicano spedizioni planetarie. Le sonde, diciamo, di commercio mostrano i sistemi in cui puoi acquistare o riparare.
equipaggiamento, le anomalie indicano i sistemi dove c'è un alto livello di rischio e, oppure premi, insomma. Potrei tentare un trading beacon per cominciare. Allora, due incoming alert, cioè ci sono due messaggi iniziali. Ogni volta che salti, i governanti del settore corrente diventano più sospettosi. Fino a quando il contatore che vediamo qua arriva a zero. E quindi seguiranno la traccia e ti troveranno. Sii cauto, è veramente. Ok, sì, infatti è un incontro, dice che non ci darebbe profitto, quindi è meglio evitarlo. Allora, in questo caso abbiamo Trading Beacon, Ground Signal. Ok, andiamo qua, così possiamo avere modo di esplorare. Vedete, è molto bella la grafica perché è in stile pixel grafica. E qua è il ponte della nostra nave con la mappa stellare. Abbiamo trovato un cubo. Allora, intanto qua parliamo con i nostri. Fortunato te, sei un imperiale, altrimenti non saremmo, diciamo, predisposti a commerciare le nostre mappe del tesoro. Possiamo comprare per 27 scarpe una mappa del tesoro? No, io continuo perché non mi interessa. Adesso vi faccio vedere una cosa molto interessante perché cliccando su. Vabbè, qua possiamo fare scavenging. Quindi possiamo andare a estrarre del carburante. Abbiamo estratto del carburante da questo cubo. Sembra un cubo Borg, ma in realtà si scopre con la storia, soprattutto spiegata molto bene nel tutorial, che questi cubi vengono gestiti da queste intelligenze artificiali che sono state create dagli umani per fare un sacco di cose e sono avanzatissime a livello rispetto agli umani. Insomma, hanno creato questi cubi che in ogni stella è presente e estrae questo neo che è il nuovo neutrino, che è l'elemento finale della tavola degli elementi che dà una fonte di energia potentissima. Qua possiamo andare sulla star map e fare un altro salto, oppure andare a vedere il local system map e qua vediamo il sistema. Qua dovremmo avere un avamposto di mercenari e qua una base segreta militare. Allora, in pratica, sì, ci sono i combattimenti tra nave e nave, usando il sistema di esagoni, che magari vi farò vedere dopo. Ci sono le spedizioni sul pianeta e ci sono anche queste cose in cui possiamo mandare appunto degli uomini a esaminare prendendo delle decisioni, facendo delle scelte. In questo caso dovremmo avere la possibilità di scansionare il pianeta. Scrapper, Sera, signore, sembra che lo scafo sia danneggiato. C'è un messaggio in arrivo da Sky. Non pensarci, il mio scafo potrebbe essere danneggiato, ma ho schiavi imperiali. Prova qualsiasi cosa e ognuno di loro morirà. Pensi che io stia scherzando? Guarda tu stesso. Sì, sto facendo sul serio. Prova qualsiasi cosa e moriranno tutti. Allora, attenzione, qua possiamo fare una scelta. Possiamo tentare una missione di recupero degli schiavi, oppure far parlare uno di loro e fargli rilasciare gli schiavi, oppure accettare di liberare gli schiavi offrendogli. È dura, perché avrei anche l'ufficiale in grado di parlare, però. Proviamoci. Avrei voluto, cioè la logica mi imporrebbe di parlargli prima e poi fare l'operazione, ma noi non siamo Picard, noi non siamo l'Enterprise, noi facciamo quello che ci pare. Allora, in questo caso dovrebbe partire la missione. Signore, cattive notizie. Gli scrapper sono da noi e ci hanno teso un'imboscata. Così prevedibile. Voi imperiali siete sempre gli stessi. Ora i miei schiavi moriranno e devono ringraziare te. Signore, non. È scomparsa. Ah, ok. La nave è scomparsa. C'è qualche tipo di interferenza. Non prenderemo la nostra rivincita oggi.
Ok, abbiamo perso 4 uomini dei 12 che avevamo, fantastico. Ho fatto la scelta sbagliata. In questo caso vi faccio vedere la base segreta che c'è sul pianeta, quindi possiamo preparare la missione. In questo caso, vabbè, avevamo questa nave intorno al pianeta. Scansioniamo il pianeta e dovremo trovare questa base segreta. Infatti, vedete la scansione. Abbiamo un minimo di 3 commandos da portare. Non ci sono rischi particolari. E abbiamo una sola opportunità di ritirata in tutta l'avventura. In questo caso noi possiamo scegliere uno dei due uomini che abbiamo scelto come ufficiali da portare con noi. Allora, cambiano le percentuali. Praticamente cambiano la percentuale di estrazione delle risorse e di sopravvivenza. In pratica, guardiamo il primo. Il primo avrebbe la estrarrebbe dal 79% al 100% delle risorse disponibili e potrebbe perdere tra 1 e 7 commandos. Il secondo avrebbe tra lo 0% e il 34% di recuperare risorse e poi perderebbe tra i 2 e i 7. Direi che andiamo qua con questo. Portiamo lui. Altro da dire. Niente di... Portiamo lui, sì, come ho detto. Lancia la spedizione. E qua andiamo a vedere come funziona. È tutto abbastanza frenetico, ma è una cosa che viene gestita in automatico dal sistema. Vedete che adesso avanzano, trovano... Usano... Hanno dovuto usare demolizione. Qua hanno pilotato, insomma, sono riusciti a muoversi. Hanno un pericolo. Demolizione. Stanno combattendo, uno è morto. La linea è sicura, ammiraglio. Ho visto dei bio readouts. Cosa pensi? Dovremmo continuare. Vedete, questa è l'unica opportunità che avremo di ritirarci. Abbiamo già perso un uomo. E ovviamente dovete tenere conto che ogni persona che viene estratta a fine missione o anche adesso. Allora, chi è morto resta morto e finisce lì. Chi è normale può tornare ferito e chi è ferito può tornare morto. Allora, intanto. Siamo in questa zona qui, noi continuiamo la nostra missione. Ok, siamo arrivati alla base militare. Stanno combattendo. Abbiamo recuperato un drone MK1 nano. No, ok, stiamo continuando. Pericolo, piloting. Ah, stanno evitando. Stiamo recuperando anche un bel po' di materiali. Discrezione non ce l'abbiamo fatta, stanno combattendo. Il nostro ufficiale si è ferito. Ma non possiamo più andarcene perché abbiamo recuperato anche del carburante. Merda. No, no. Speriamo di finire presto. Eh no, il nostro tizio qui è quasi morto. Ok, siamo arrivati al punto di estrazione. Speriamo bene. Abbiamo preso un po' di roba, ma l'abbiamo rischiata grossa. Rientriamo sulla nave. Abbiamo perso altri 4 uomini. Abbiamo vinto 66 scrap e 3 di carburante e un drone MK1 nano per la nostra squadriglia. Fortunatamente sono vivi tutti e il tizio lì è vivo, ma abbiamo perso praticamente 8 uomini. Direi che non sono bravo al comando. Possiamo andare al local system e andare all'altro, a questo avamposto qui, e vedere un attimino come funziona. Vediamo, signore. Spero che tu non ci pensi, ma abbiamo avuto poco tempo nelle nostre mani. Andiamo avanti, costruiamo una piccola arma prototipo dai nostri rottami. Credo che ci potrebbe aiutare a spazzare via i nostri nemici. Ah, interessante. Ellie Sidao, non pensi che dovresti chiedere permesso prima? Ah certo, assolutamente, certo signore. È quasi completa. Vuoi che la finisca o no? Allora, direi che potresti anche farlo. Hai 47, ne abbiamo 111, direi che lo fai, dai. Ok, sto tizio qui ha preso l'iniziativa, ha iniziato a lavorare, però vabbè. Bene, bene, questo era un evento. R&D è così strana. Ok, Pierce Laser MK1. L'abbiamo appena, l'abbiamo già, però va bene. Vedete che poi qua, quando andremo in combattimento, metteremo una persona. Uno dei due va qui e uno va qua. Uno va alle armi e quindi possiamo dispiegare l'arma e sparare. Ne abbiamo ben due a scelta.
E qua invece possiamo dispiegare uno squadrone, tra cui dovremmo avere anche i nuovi droni MK1 Nano. Che è nuovo, uno dei due è nuovo. E non mi ricordo più se avevamo preso questi o gli altri. Comunque, uno ha vita 80, uno ha vita 15. Quindi direi che dubbi, tanti dubbi non ce ne sono. C'è la possibilità di visitare lo shop, dove possiamo andare ad acquistare ufficiali, ma non abbiamo più soldi. Possiamo acquistare carburante, possiamo acquistare comando. Sì, io direi che ne compriamo un po'. Ah, 10 l'uno, mannaggia. Dai, andiamo almeno a 8 e compriamo uno di fuel. Perfetto, non possiamo comprare altro. Questo è proprio in linea con quello che è anche Faster Than Light. Visita sistema locale, abbiamo già visitato tutto, quindi direi di fare un salto in un'altra stazione. Da qui passiamo lì, saltiamo. È figo, questo ponte fatto così, è veramente molto particolare, è un roguelike, quindi un altro cubo, ovviamente c'è un cubo in ogni stella. E c'è anche la storia da seguire, ovviamente quando arriveremo alla fine finiremo il capitolo, ovviamente una volta morti, poi si ricomincia la partita. Allora, in queste miniere è rischioso, potrebbe danneggiare i nostri uccelli, le nostre navi, presumo. No, no, direi che non è il tempo di scommettere, di giocare d'azzardo con queste cose. Abbiamo recuperato così. E vediamo che cosa c'è qua. Qua ci sono dei threat, quindi ci sono delle minacce. Quindi andiamo subito a vedere. Ok, c'è un'anomalia. C'è un relitto civile, signore. Sembra essersi scontrata con qualcosa in questo interstizial tunnel. Una roba del genere. Sopravvissuti? No, signore. Alla velocità a cui stavano viaggiando, no. Potrebbero esserci. Ok, facciamo scavenging. Ok. Attenzione, c'è saltata fuori Capitano Lynch. Ok, ci hanno portato. Ok, ci hanno portato del metallo. Perfetto, 54, ottimo, molto bene. Local map. Ah, ok. Positive outcome, ok. L'anomalia è andata bene. C'è un'altra anomalia. Io vorrei farvi vedere anche il combattimento in modo da darvi un po' di. Ok, c'è una trasmissione in arrivo da Paik. Nave scintillante. Shiny dovrebbe essere. Sì, nave scintillante che hai. La smonterò quando voi sarete morti. Ok, siamo pronti a combattere. Eccovi la fase di combattimento. In questo momento mettiamo in pausa. Mettiamo una persona a combattere, quindi direi che questo agli squadroni metto il pilotaggio e all'altro gli metto quello che aveva a discrezione, insomma. Inizieranno a caricare le armi, io inizio a vedere che cosa mandano fuori loro, perché vedete che qua ci sono molti ostacoli e anche loro hanno tre sezioni, lo scafo, lo squadrone e le armi, quindi potremo decidere che cosa attaccare. Iniziamo a vedere che cosa mandano fuori, loro hanno mandato fuori dei fighter e dei droni. Allora io direi che potrei mandare fuori. Contro i fighter la fregata la mandiamo fuori. Left click to deploy. Ah no, ok, ha mandato fuori un drone e una fregata, quindi alt. Io ho mandato già fuori qualcosa, ma va bene. Allora, droni l'ho mandato fuori, ho detto droni, quindi contro i droni andrebbe questa. Perfetto, il fighter contro i droni e contro i fighter. Mannaggia. Sì, va bene, questo. Ok, vabbè, andate fuori, vediamo, dai. Allora, abbiamo dei fighter e dei droni. Ok. Questo va contro la fregata. Mi sa che ho sbagliato. Comunque adesso li attendiamo. Allora, iniziano i droni ad attaccarci. Quindi voi vi spostate qui e voi andate qua. Così iniziamo a combattere. Ok, voi attaccate questi e
E voi intanto attaccate questi che stanno andando qua sotto per attaccarci la nave e li intercettiamo. Ok, perfetto. È il momento giusto di controbattere. Intanto l'arma dovrebbe, tra 8 secondi dovrebbe essere pronta. Li attacchiamo magari gli squadroni, la zona di squadroni. E mandiamo giù anche questi. Così che... Ok, l'arma tra un secondo è pronta. Ok, pronti, sparate verso gli squadroni. Ok, voi attaccate l'UL. Voi attaccate le armi loro. Le unità sono sotto attacco, mannaggia, ci stanno attaccando. Voi andate a difendere. Interessante perché sarebbe, sembra quasi fatto a turni, ma in realtà uno dei nostri squadroni è stato fatto a pezzi. Eh sì, adesso qua parlava di riparazioni, ma ok. Dobbiamo attaccare assolutamente i loro squadroni. Ok, incoming message. Allora, sta arrivando. Vuole negoziare. E offre questo in cambio. Ci offre 7. Ma la UL, la sua è messa male. Io rifiuto, li voglio spazzare via. Sarà la mia rovina questa cosa. Posso mandare fuori un'altra. Ah no, tra 8 secondi, sì, ok. Ragazzi, potreste... Dai, un secondo e poi gli butto giù gli squadroni. Ok, vai. Ok, perfetto, dai, sono quasi andati. Ok. Bel lavoro, ammiraglio. Questo è il sommario della battaglia. Abbiamo i fighter distrutti. Abbiamo uno space bender che abbiamo preso con noi nella nostra flotta. Ok, li abbiamo distrutti. Infatti vediamo qua che cadono a pezzi. Allora ragazzi, questo era un assaggio di quello che è Crying Sands. Me l'avete chiesto, me l'ha chiesto uno di voi, insomma, ve l'ho voluto portare. Credo di avervi mostrato più o meno a grandi linee quello che ha da offrire nelle varie sfaccettature da combattimento, le missioni nello spazio, le domande e risposte, insomma, e la missione planetaria. Ovviamente poi il gioco è diviso capitoli, più capitoli raggiungiamo e finiamo, più navi sblocchiamo per iniziare in modo diverso. Questo era Crying Sands. Fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima ragazzi. Ciao ciao!